Sono ancora gravi ma stabili le condizioni di Sebastiano Trogu, il pensionato 90enne che sabato mattina è stato preso a calci sul capo dalla sua badante. Nel corso dell'aggressione l'uomo ha subito gravissime ferite alla testa, si trova ancora ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Guglielmo da Saliceto. I medici si sono riservati la prognosi. Il fatto è avvenuto a San Lazzaro, dove l'anziano abita. Circa il movente che avrebbe spinto la donna, 46 anni, ecuadoriana, a picchiare selvaggiamente l'uomo, per il momento si pensa a un raptus, a un attimo di follia. La donna infatti al momento dell'arresto ha dato in escandescenza, strattonando e colpendo i poliziotti, poi è caduta sotto shock. È stata condotta all'ospedale, dove è stata sottoposta alle cure del caso. Da quel momento non ha più aperto bocca e ieri mattina è stata condotta nella casa circondariale delle Novate e rinchiusa in una cella, dove rimarrà a disposizione del sostituto procuratore Roberto Fontana, che sta coordinando le indagini del caso.